Cittadini, buonasera. Alzerò la voce più tardi. Un caloroso saluto ai presenti e a chi ci segue da casa mediante la diretta web di Teletrio. Stendo un velo pietoso su quanto poc'anzi affermato dal sindaco sul nostro operato. Anche l'intervento di stasera, caro Antonio, dimostra che non hai buon senso e rispetto di una forza democraticamente eletta dai cittadini. In ogni modo, passo la parola alla candidata Angela Calviello, che illustrerà il suo intervento. Io sono abituato a parlare senza microfono. Buonasera a tutti voi, cari concittadini. Sono Angela Calviello e credo che tutti mi conosciate già, in quanto sono nata e cresciuta in questo bel paese. E credo che mi conosca bene anche la minoranza. Sono laureata in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali e sono assistente sociale, sono orgogliosa di esserlo. Mi sono sempre spesa per il bene di tutti i fagianotti, tutti indistintamente, e sono stata, sono e sarò l'amica di tutti, senza alcuna differenza. Mi fa piacere di ritornare su questo palco dopo 5 anni. Sì, perché con orgoglio faccio parte ancora una volta della lista Impegno Sociale. Capitanata da Vincenzo Latagliato. Con orgoglio faccio parte della minoranza uscente di questa amministrazione, assieme al capogruppo Vincenzo Latagliata e ai colleghi Donato Nisi e Armando Airò. Grazie ragazzi, grazie per aver condiviso insieme con passione, trasparenza, professionalità e amore per Faggiano tutto ciò che abbiamo fatto come minoranza. Una minoranza corretta, potevamo farla scorretta, ma non l'abbiamo fatta per il bene vostro e di tutta Faggiano. Bene. Anche se mi sono caricata, chi mi conosce sa che io sono così, sono di pancia, forse non ho manco bisogno di leggere. Però sappiate che mi sento molto emozionata e questa carica emotiva me la trasmettete tutti voi concittadini, e sono perché questa sera onorate la lista Impegno Sociale con la vostra presenza. Voglio fare un in bocca al lupo di vero cuore ai 3 candidati sindaci e un augurio a tutti i componenti delle 3 liste, soprattutto alle donne che come me hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco. Caro sindaco uscente, mi lasci dire che non mi sento insicura, anzi non lo sono mai stata. Non mi sono mai nascosta, sono stata sempre insieme a voi lì, in quelle stanze, con vera volontà, con vera professionalità, con idee, competenze e energie, così come l'è stato il mio gruppo, con un raggiungimento unico obiettivo, il rilancio di Faggiano. Perché le nostre parole d'ordine sono programmazione e partecipazione.
È giunto il momento di un confronto serio e rigoroso con le problematiche esistenti, raccogliendo tutte le opportunità idonee a creare le basi per l'inizio di un nuovo indiscusso sviluppo sociale, rimboccandoci le maniche e lavorando con trasparenza, come abbiamo fatto sino ad oggi, anche se di minoranza. La nostra parola chiave sarà cittadinanza attiva, quella reale, che sappia rendere partecipi tutti, cittadini, sociali, associazionismo, imprenditoria, lavoratori e lavoro. Lavoro, sì, quello sancito dalla Costituzione italiana e soprattutto sancito per tutti i cittadini, senza preferenze politiche. Politiche o elettorali, lavoro per i giovani, sì, quei giovani che hanno ormai perso le speranze e che non riescono manco più a cercarlo. Il programma elettorale della lista Impegno Sociale intende concentrarsi sulla risoluzione delle problematiche, lavorando su temi di rilevanza sociale, quali servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, sport, ambiente, economia, lavori pubblici, igiene e sanità, infrastrutture, al fine di migliorare la qualità della vita quotidiana dei nostri concittadini, di tutti i nostri concittadini. Questa sera a me il compito di illustrare alcuni settori, e per questo ringrazio sia il candidato sindaco che tutto il gruppo. Grazie ragazzi di sostenermi questa sera e grazie di avermi sostenuto anche nelle serate scorse. Servizi sociali. Io facevo anche parte della commissione servizi sociali e credo di averne fatto parte abbondantemente, anche perché non sono mai mancata di una commissione e ho sempre dato il mio apporto e supporto. Servizi sociali, questo fiore all'occhiello. Questo settore invece è sempre un po' demandato dalle amministrazioni. E sapete perché? Perché qui i cittadini si rivolgono per qualunque richiesta, quella del disagio, per il servizio civico, che voi conoscete più come le 80 ore. Ci si rivolge per i buoni libri, per i fitti, per le terre, per le colonie, per la scuola, per lo sport, per la cultura, per il lavoro, per il commercio. Insomma, in quell'ufficio si fa tutto. Eppure non viene data la giusta importanza. Ma qui si rivolgono tutte le fasce dei cittadini, anche quelli più svantaggiati. È un settore che bisogna lavorare per implementare forme di aggregazione sia comunali che intercomunali attraverso gli ambiti territoriali. Questo settore necessita di una programmazione attiva nell'attuazione delle politiche sociali, tenendo conto del sistema di welfare che è diventato un sistema liquido che cambia velocemente, così come cambiano velocemente i bisogni dei cittadini e delle fasce più deboli e disagiate, quali anziani, diversamente abili, minori, disoccupati, inoccupati. Per questo bisogna destinare più risorse, e non intendo solo risorse economiche, ma anche fisiche, a tutela delle predette fasce. È proprio in questo senso che intendiamo impegnarci a favorire l'integrazione e la socializzazione delle fasce più deboli, con riorganizzazione e potenziamento dell'ufficio servizi sociali. Sino ad oggi tale servizio è stato sempre sottovalutato. Infatti, se l'assistente sociale ha una stanza, è grazie alla minoranza che l'ha ceduta. Perché crede in questa figura e soprattutto crede nella dignità delle persone. Eppure sono state messe su due stanze 4 e 4 8, uno per la polizia locale, l'altra per la Soget, un ufficio aperto
solo 2 giorni alla settimana, per mezza giornata oltretutto. Perché non costruirne 3 a questo punto e dare dignità a questo, all'assistente sociale? A voi le deduzioni. Il fatto più grave è che per accedere all'ufficio di servizi sociali non sono state abbattute le barriere architettoniche, per non parlare poi degli arredi. Un tavolo e delle sedie sgangherate, quelle date alla minoranza, tanto la minoranza poteva bastare quello. Questo è il trattamento che ci avete dato. Ma al primo piano, quanti di voi sono saliti al primo piano? C'è la stanza degli assessori, sempre occupata da gente estranea all'amministrazione. Trasformata in segreteria del PT. Dunque, miro a un servizio sociale idoneo, ad un ufficio di servizi sociali idoneo all'accoglienza, all'ascolto dei cittadini nel rispetto della loro privacy, a un centro di aggregazione anziani, l'unico centro di aggregazione sino ad oggi sono i sedili della piazza, sia d'estate che d'inverno. Eppure, se ricordo bene, data una certa età, nel vecchio vostro programma amministrativo era uno dei punti fondamentali. Dopo 5 anni non una sede, neanche una stanza. Centro di aggregazione minori e diversamente abili. Si è parlato di centro aggregazione per minori a San Crispieri, ma mai e poi mai ho sentito la parola diversamente abili. Forse questa categoria non fa parte dei vostri progetti? Dei nostri certamente sì! Organizzazione di soggiorni climatici, colonie e gite culturali per anziani e minori, con l'inserimento dei diversamente abili. Buono, buono. Per fare ciò attiveremo la cosiddetta cittadinanza attiva, che voi ne avete parlato tanto, coinvolgendo i diretti partecipanti. Nulla deve essere imposto, né il luogo dove soggiornare, né nient'altro. Sarà ogni anno diverso il posto, sarà scelto dalla base e non dal vertice. Potenziamento del servizio civico, con un regolamento adatto alle esigenze reali della comunità. Qui qualcuno starà dicendo, ma cosa dice? Se il regolamento è dell'ambito, sì, è dell'ambito Taranto 6, ma si possono apportare dei cambiamenti se il comune paga spese proprie. A noi non piace chiamarlo 80 ore. Il nostro intento è chiamarlo servizio civico di volontariato, perché è un volontariato quello che voi svolgete, e grazie al vostro servizio di volontariato che Faggiano va avanti. Grazie ragazzi! Il servizio civico inoltre ha bisogno di strumenti adatti per svolgerlo, perché i richiedenti questa forma di contributo assistenziale sono dei bravi lavoratori che affrontano le situazioni senza avere le basi e gli strumenti necessari che l'amministrazione dovrebbe garantire loro. Quanti corsi sono stati fatti di formazione per conoscere almeno l'ABC del servizio che andranno a svolgere? Nessuno! Zero! La gestione di tale servizio deve essere fatta dai responsabili di settore e non dagli amministratori. Non posso sentire, mi hanno chiamato a casa ieri sera alle 9. Dove stavano? Alle 9 gli ho detto al servizio. L'assessore non può chiamare alle 9 un utente per dire domani mattina vai a portare.
Con quali strumenti? Quelli del comune. In mano a chi? E gli strumenti, e tutti gli attrezzi del comune. C'è un inventario per vedere quant'erano, quanti sono oggi? Voglio saperlo. In questi anni è stato usato questo servizio a loro piacimento. Ricordatevi che le 80 ore, se avete i requisiti richiesti, sono un vostro diritto, non un favore. Non un favore come vi fanno credere per prendere voti. Tutti i contributi erogati, se avete i requisiti, sono un vostro diritto. E nessuna amministrazione, né di destra, né di sinistra, né di centro, né di nord, né di sud, vi potrà togliere. Vogliamo potenziare i progetti del Servizio Civile Nazionale, progetti regionali, progetti comunitari e quant'altro possa favorire l'inserimento lavorativo per tutti, perché, ripeto, il lavoro è dignità e la dignità di ognuno va tutelata. Questo coinvolgendo anche le industrie locali. Ricordiamoci che abbiamo una zona industriale da implementare e salvaguardare per creare posti di lavoro per i nostri cittadini. Potenziare l'ufficio di servizi sociali, ripeto ancora potenziare, non mi dite che lo ripeto sempre, che lo ripeterò all'infinito. E istituire uno sportello informativo al fine di aggiornare tempestivamente i cittadini su tutte le opportunità formative, lavorative e legislative che li riguardano. Agevolare il trasporto degli anziani e dei diversamente abili presso strutture riabilitative o sportive. Continuare, non li toglieremo mai, perché io ci credo, perché noi ci crediamo, perché lui ci crede. I corsi di ginnastica dolce per anziani, se li togliamo pure quelli, scusatemi, e quant'altro sarà necessario in corso d'opera, anche se non è scritto sul programmino di una pagina. Pubblica istruzione. La crescita di una comunità passa necessariamente attraverso la scuola, che ha una valenza centrale e insostituibile per la formazione e l'educazione dei bambini, futuri cittadini. Pertanto, la nostra azione amministrativa mirerà a creare collaborazione e sinergia con le istituzioni scolastiche e le famiglie, al fine di sostenere e attivare, nel rispetto dei ruoli e dell'autonomia, tutte le attività didattiche e tutte le iniziative tese a favorire una migliore qualità della vita degli alunni della nostra comunità, creando una scuola dinamica e innovativa e soprattutto garantire asilo nido e sezione primavera, oltre le altre scuole di ogni ordine e grado già presenti sul territorio. A proposito di nido e sezione primavera, avrei voluto ascoltare l'assessore alla pubblica istruzione per sapere come mai sino ad oggi non ha attivato questi servizi utilissimi allo sviluppo sociale e lavorativo per il Paese. Eppure si potevano sfruttare i fondi regionali del catalogo telematico e i PAC. Utilizzando tali fondi il Comune non avrebbe messo un solo euro, se non unicamente i locali. Se l'assessore con il portafoglio non era informata, perché non ha provato a pensarci chi l'ha sostituita in tutti questi 5 anni? Vi sembra giusto che a Monteparano è stata istituita tale sezione primavera e a Faggiano no? Mi fa rabbia pensare che questa amministrazione ha avallato il trasferimento della presidenza a Monteparano. Se leggiamo le carte, ce l'ho a disposizione, ci rendiamo conto che bastava prendere accordi
preventivamente con Rocca Forzata e Monteparano, che già in prima battuta, certi di aver perso la loro autonomia, avevano chiesto di essere aggregati a San Giorgio. Invece l'hanno ricevuto loro questo bel regalo, la presidenza a danno della città di Fagiano, creando a voi i disagi, non a me che sono motorizzato. Istituiremo uno sportello d'ascolto nella scuola per famiglie e alunni dall'inizio dell'anno, non alla fine dell'anno, con un'equipe di specialisti che possiamo trovare qui sul territorio al fine di supportare il bambino e la famiglia e gli stessi insegnanti. Ai bambini bisogna garantire locali salubri e efficienti, volti alla salvaguardia della loro salute, con aule arieggiate e illuminate da luce naturale. A proposito di questo, il consigliere Grassi, nel comizio dell'altra sera, riferiva che avevano fatto dei lavori nell'attuale scuola materna per implementare la luce naturale, far arieggiare un'aula mettendo dei pannelli e non, come qualcuno aveva suggerito, di installare degli scambiatori d'aria. Bene signori, quel qualcuno sono io! E ancora oggi ne sono convinta! La trovo la soluzione migliore, dato che la scuola finalmente, forse si iniziano i lavori, ed anche la soluzione più economica. Per i pannelli, ghiacciati d'inverno e bollenti d'estate, sono stati spesi 4.000 euro, uno scambiatore d'aria a 250 euro quest'anno. E al primo vento i pannelli sono volati via. Allora, parecchi genitori preferiscono scrivere i loro figli in paesi limitrofi, ma non a Rocchi e Monteparano, perché non ci si può arrivare con nessun mezzo, se non sei motorizzata te li tieni a casa. Faremo di tutto per trovare il modo di avere qui la presidenza. Fagiano oramai si sta spostando a Monteparano, infatti non solo le scuole, anche i mediti di base. Condividiamo dunque anche questo disagio. È vero che il sindaco si è prodigato per far avere tutti i medici sul nostro territorio, ma forse poteva fare qualcosa, visto che alla regione c'erano i nostri amici, non quelli miei. Speriamo che non ci spostino pure il comune e il cimitero, se no siamo morti davvero. Allora, una cosa che ci tenevo a dire, devo tagliare il discorso se no non ce la faccio. Le barriere architettoniche non esiste, guardiamo i gradoni, là se va un disabile non può sedersi all'anfiteatro per vedere gli spettacoli. Non parliamo poi dell'erba incolta che solo ieri hanno pensato di pulire, di tutte le linee orizzontali, la segnaletica orizzontale nelle strade. Ora anche i disegnini, sino adesso manco le strisce pedonali. Abbiamo... Allora, volevo parlarti della cultura. Vi dico solo due parole, posso andare a braccio. Siamo per tutte le associazioni del posto, perché sono stati loro a portare la cultura in questo paese. E inoltre, la cultura serve anche per le attività commerciali che sono rimasti sul territorio. Come sono rimasti? Sono rimasti in pochi e non so manco come. Ma questa legge deve valere per tutti, pari dignità a tutte le associazioni, soprattutto trasparenza. Voglio parlarvi solo dello sport. C'era una volta tanti anni fa un campo di pallone e una squadra di calcio. C'era anche una squadra di pallavolo, poi svaniti, perché in questi anni di amministrazione non avete tutelato questi sport, tanto cari ai nostri cittadini? Ora c'è lo stadio, è vero, c'è anche la squadra di pallone, ma non può giocare allo stadio, deve andare nei paesi limitrofi. E sapete perché? Perché giocare qui, allenarsi qui, costa di più, oltre il danno, la beffa. In questi giorni stiamo assistendo a uno stravolgimento del paese di Fagiano in cantiere. Insomma,
Le votazioni fanno miracoli. Speriamo che continuino i miracoli. Sindaco, io volevo solo dirgli una cosa. Non... ci ha dato degli insicuri, degli inesperti. Io non mi sono mai sentita insicura e inesperta. E questo lei lo sa bene. La competenza ce l'ho, e in più settori, e ve l'ho dimostrato, sindaco, e lei sa quando e come. Il nome della nostra lista è Impegno Sociale. Noi siamo per agevolare tutti, in questo motto si sintetizza il nostro progetto, ispirato all'impegno, alla serenità e all'umiltà, e al rispetto di tutte le persone e delle loro idee. Per noi sociale impegno, politica attiva, comunità attiva, con voi, per voi. Per questa domenica dateci fiducia, votate la lista numero 1, Impegno Sociale, votate Vincenzo La Tagliata sindaco. Viva Impegno Sociale, viva Fagiano, viva voi tutti cittadini. Lascio la parola con orgoglio a Enzo La Tagliata. Un vulcano. Cari cittadini, siamo giunti alla serata conclusiva di questa campagna elettorale e ringrazio tutti per la calorosa accoglienza mostrata durante le visite nelle case. Quest'ultimo comizio è l'occasione per fare un breve resoconto della nostra attività svolta in Consiglio Comunale come forza di minoranza e nel contempo ovviamente evidenziare le pesanti criticità nell'azione di governo svolta da questa amministrazione, che termina un periodo di 15 anni di oscurantismo per questa comunità. Dall'inizio della campagna elettorale ciascuna forza politica ha scelto un proprio slogan. Quello dell'amministrazione uscente è stato la buona amministrazione per continuare a crescere. Il presupposto della buona amministrazione è la trasparenza, l'imparzialità e l'efficienza. Si è parlato esclusivamente di avanzo di amministrazione, tralasciando artatamente debiti fuori bilancio, mutui, risarcimenti danno e tasse. La nostra costante attività di vigilanza, questo fa l'opposizione, caro sindaco, vigilanza su tutti gli atti prodotti dalla maggioranza ha fatto emergere moltissime irregolarità procedimentali. Analizzo settore per settore quanto di buono la conclamata buona amministrazione ha prodotto. Urbanistica e edilizia, progetto per pensione per cani, è stato dato dall'amministrazione comunale permesso di costruire in zona agricola in deroga al piano regolatore per la realizzazione di una pensione per cani sulla strada provinciale Auchan. Del ricovero di cani in questa pensione non vi è traccia. Il comune continua a spendere annualmente oltre 40.000 euro per il ricovero dei cani presso altre strutture. Noi invece proponiamo di dare incentivi ai cittadini che vorranno adottare un cane, come già avviene in altri comuni limitrofi. Zona agricola. L'amministrazione voleva dare a pochi intimi il permesso di costruire in zona agricola. Non ve lo abbiamo permesso! Grazie alla nostra segnalazione, il servizio urbanistico della Regione Puglia ha costretto il comune a revocare le proprie delibere di consiglio per ben due volte, perché contro legge! Le deliberazioni della giunta regionale sono state pubblicate regolarmente sul bollettino ufficiale della Regione Puglia. Centro di ipoterapia. In commissione ambiente e territorio si è discusso di una richiesta di permesso di costruire in zona agricola, sempre la solita zona agricola, in deroga al piano regolatore,
per la costruzione di un centro di ipoterapia sulla strada provinciale che conduce a Laushan. L'hanno presa di mira. Anche questo intervento è stato bloccato dal servizio urbanistico della Regione Puglia. Questa è la buona amministrazione! Lavori pubblici, ludoteca. Per quanto riguarda il progetto esecutivo, si precisa che non vi è traccia del calcolo della superficie da destinare a parcheggio come previsto per legge. Considerato che l'edificio da realizzare, piano terra e primo piano, sarà al servizio di 9 comuni, come mai non sono stati previsti i rispettivi parcheggi? Tra le altre criticità del progetto si segnala il mancato nulla osta delle autorità competenti relative ai seguenti vincoli: vincolo idrogeologico e sito storico-culturali. Questo fa la minoranza. Detti vincoli sono facilmente riscontrabili da qualsiasi cittadino collegandosi al sito regionale SIT, Sistema Informativo Territoriale. Altra anomalia riscontrata nel progetto è la seguente. Il piano regolatore ha destinato anche a San Crisperi gli standard urbanistici di edilizia scolastica. Con l'intervento di realizzazione della ludoteca, privo di variante allo strumento urbanistico, questi standard vengono di fatto cancellati. Non risultano infine rispettati gli indici planovolumetrici di zona del piano regolatore. Chiesa Madonna di Costantinopoli. Al riguardo è doveroso precisare che con deliberazione di giunta comunale numero 12 del 2002, della quale ero assessore, fu approvato il progetto esecutivo per un importo di lire 130 milioni di vecchie lire. Con regolare contratto i lavori furono affidati all'impresa Galiuto SRL Taranto e purtroppo mai completati. Questa amministrazione uscente invece ha ritenuto di sospendere ogni attività di ricostruzione della Chiesa Madonna di Costantinopoli per mancanza totale di fondi e utilizzare gli ultimi soldi del nostro appalto costruendo soltanto il muro di recinzione. Questo risulta agli atti con la determina 629 del 29 settembre 2016. Parliamo della vecchia posta. Altra nota dolente sotto gli occhi di tutti. Sapete quanto è costato l'esproprio dell'intera area? Sono stati spesi 140.000 euro per un fabbricato che nel piano regolatore era destinato a demolizione. Sono stati spesi complessivamente 550.000 euro con mutuo a carico dei cittadini di Faggiano. Ripeto, 550.000 euro con mutuo a carico dei cittadini di Faggiano, scadenza 2044. Altro che avanzo di amministrazione! Questo si chiama debito, cara assessore, ed è di segno o meno! Ricordo quando su questa piazza fu presentato il progetto definitivo di riqualificazione dell'area, illustrato e mai discusso né con i cittadini né con la commissione competente. Ma quale riqualificazione dell'area? Avete realizzato un'opera in cemento armato in zona attigua al centro storico. Si ha il coraggio di scrivere sul programma elettorale meno cemento e più recupero. Ma vi siete chiesti, cari amministratori, se quest'opera è utile e piace veramente ai cittadini? Cimitero. Il gruppo Impegno Sociale nella Commissione Ambiente e Territorio ha sollecitato più volte la maggioranza ad adeguare il regolamento di polizia mortuaria fatto dalla Giunta Santese, ancora vigente. La maggioranza ad adeguare il regolamento di polizia mortuaria come previsto dalle vigenti disposizioni regionali pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione Puglia numero 38/2015. È noto a tutti che nel cimitero comunale non vi sono più lotti e loculi disponibili per i cittadini. La Giunta, con deliberazione numero 70 del 2018, questo fa la minoranza, controlla gli atti, ha già assegnato ad una ditta del Nord Italia l'intervento di realizzazione dei nuovi loculi senza discuterlo né con le forze politiche, sindacali e soprattutto con i cittadini.
Questa è democrazia e partecipazione? Nello stesso provvedimento si incarica il responsabile del servizio tecnico di procedere alla riassegnazione dei lotti non edificati per tutti i cittadini. Come mai il Comune ha consentito a un solo cittadino, amico degli amici, quanto lo sanno i cittadini, di eseguire atto privato di compravendita di un lotto cimiteriale? Questa operazione, cari amministratori, pur vietata dalla legge, avete avuto il coraggio di ufficializzarla persino con atti regolarmente protocollati. Roba da Medioevo, neanche da Prima Repubblica. Non sapete o fate finta di non sapere che è vietato dalla legge? Bravo! È sempre e solo il Comune che procede con l'assegnazione dei lotti. Vergognatevi! Questione privacy. Nel primo comizio il sindaco ha affermato che la porta del suo ufficio è sempre stata aperta. E che tutti i cittadini hanno potuto parlare con lui. È noto a tutti, invece, come persone non addette ai lavori in questi anni hanno utilizzato senza nessuna autorizzazione locali, apparecchiature, registri comunali contenenti dati sensibili dei cittadini. Nella stanza del sindaco i cittadini non hanno mai potuto parlare esclusivamente col sindaco, considerato che dette persone sistematicamente bivaccavano in comune. Ma lo sapete, cari amministratori, che esiste una legge che tutela i dati sensibili dei cittadini? A questo proposito voglio ricordare che il gruppo Impegno Sociale ha denunciato a chi di competenza questa inadempienza. Questo fa la minoranza. Come si evince dalla relazione dell'ufficio tecnico, chiedo scusa, un punto indietro, patrimonio comunale. Come si evince dalla relazione dell'ufficio tecnico, nessun immobile di proprietà comunale possiede il certificato di regolare agibilità. Il caso più eclatante è l'impianto polivalente di Via Collina, per il quale, nonostante sia stato pagato un prezzo di esproprio esorbitante, non risulta ancora trasferito al Comune a distanza di più di 35 anni. Pianta organica. Della nostra intenzione di procedere con i concorsi pubblici ho già detto nei precedenti comizi ed interviste. Doteremo il Comune inoltre di commissione disciplina per i dipendenti pubblici e della commissione pari opportunità. Segnaletica. Gli ultimi interventi di riorganizzazione della segnaletica stradale sono stati un disastro. Due gli esempi da rilevare. Via Taranto con un senso unico assurdo e via Cesare Battisti qua di fronte, dove una pubblica via è stata di fatto trasformata in strada ad uso privato per la volontà di pochi. Chiedo scusa per la foga, ma ci voleva, perché dov'è la minoranza? Questo ha fatto la minoranza, ha vigilato su tutti gli atti, dal primo all'ultimo giorno. Sport. Dal programma elettorale hanno intenzione di costruire un palazzetto dello sport in Via Collina, l'ennesimo. Più sport per tutti. In sostituzione della struttura tensostatica e in attesa di finanziamento. Falso.
non sarà mai ottenuto nessun finanziamento. La Regione Puglia, infatti, ha finanziato soltanto 860.000 euro per gli impianti di 9 comuni della provincia di Taranto: Fragagnano, Grottaglie, San Giorgio, Palagiano, Maruggio, Manduria, Massafra, Crispiano, Carosino. Meno Fagiano! E Fagiano, 0 euro! Fanno un progetto di richiesta di 800.000 euro solo per Fagiano. Solo per Fagiano. 860 li dividono per tanti comuni, Fagiano chiede 800.000 euro solo per Fagiano. Informazione facilmente reperibile sul sito del Consiglio regionale della Puglia. Una piccola parentesi riguardante la pubblicazione dei libri. Vogliono continuare a finanziare le pubblicazioni di testi scritti dai nostri cittadini. Ricordo a questa piazza che il Comune ha speso oltre 10.000 euro per finanziare libri pubblicati sempre dallo stesso autore. Ma non sarebbe stato più utile e giusto dare la possibilità a tutti i cittadini mediante un bando pubblico trasparente, come deve fare la pubblica amministrazione? Passiamo a spese e mutui. Altro che avanzo di 2 milioni, cara assessore. Il Comune ha mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per oltre 2,5 milioni di euro, alcuni dei quali, come ho già detto in precedenza, scadenza 2044. Un bel regalo alle future generazioni, perché anche questo, è di segno meno. Qualcuno si è divertito a dire qui su questa piazza che è il bilancio del Comune, avanzo di amministrazione, segni più, segni più, segni più. I debiti, matematica, algebra elementare e meno. Lo sanno anche i bambini della scuola elementare. Altra nota dolente. Sono i debiti fuori bilancio, cresciuti a dismisura da 15 anni a questa parte, ed in particolare negli ultimi anni, negli ultimi 5. Da quando ci siamo insediati nel 2014, non vi è stato consiglio comunale in cui non si sono riconosciuti debiti fuori bilancio per richieste di risarcimento danni, per sinistri, allagamenti, infortuni di cittadini, per la pavimentazione del centro storico, cartelle esattoriali e via dicendo. Sapete, cittadini, quanto ha speso il Comune per tutte queste richieste? Oltre 100.000 euro. Non sono bruscolini. Per non parlare delle cartelle della spazzatura, notificate a ridosso delle festività natalizie di ogni anno come regalo di Natale. L'ultimo esempio è relativo all'attività di accertamento dei tributi espletata da una società esterna per la quale il Comune ha speso 39.600 euro. Attività che si sarebbe potuta svolgere mediante i validi dipendenti comunali preposti a questo scopo. Come tutti sapete, il Comune ha chiesto indebitamente ai contribuenti di pagare la tassa rifiuti e l'IMU a partire dall'anno 2011. Molti cittadini, facendo valere le proprie ragioni, sono riusciti a far annullare gli avvisi di accertamento perché contro legge. Risultato, spesi 40.000 euro, incassati poco più di 40.000 euro. Operazione infruttuosa per il Comune di Fagiano di 5 anni. Operazione infruttuosa per il Comune e disagio di 5 anni per i cittadini, perché questi accertamenti proseguiranno anche i prossimi anni. Canale Maestro, altra rogna a danno degli agricoltori. Scarico del depuratore di Pulsano autorizzato nel 2010. Entrato in funzione nel 2015, il sindaco di Fagiano, quale autorità,
sanitaria locale emette ordinanza sindacale di divieto di prelievo delle acque dei pozzi limitrofi al punto di scarico. Numerose le irregolarità riscontrate negli atti. Infatti il progetto del depuratore del consorzio Leporano Pulsano è privo del parere dell'autorità di bacino obbligatorio perché il canale è classificato nel piano di assetto idrogeologico ad alta pericolosità idraulica. Inoltre è stato autorizzato dal comune di Faggiano lo sversamento contro il parere dell'ufficio tecnico comunale di Faggiano. Risultato? Danni alle campagne dei nostri cittadini che non possono utilizzare l'acqua dei pozzi per irrigazione. Questa è la buona amministrazione? Pubblica illuminazione. Nel 2008 è stato contratto un mutuo di 350.000 euro per un progetto di adeguamento di pubblica illuminazione denominato Minos. A distanza di 11 anni non solo non è stato eseguito nessun lavoro, ma il progetto è stato archiviato definitivamente perché la ditta è fallita. Altro recente intervento di sostituzione delle armature e delle lampade è costato 200.000 euro. Risultato? Mutuo a carico dei cittadini con scadenza 31/12/2039. La conclusione, spreco di denaro pubblico con l'ennesimo mutuo a carico dei cittadini, anche qui disegno meno nel bilancio comunale, cara assessore. Sempre meno. Social, è apparso in questi giorni sui social un video spot autocelebrativo che mette in risalto ciò che è stato fatto in questi cinque anni. Nel video si esalta la raccolta differenziata come se fosse un merito dell'amministrazione. Noi evidenziamo invece che i risultati ottenuti sono frutto esclusivamente dello straordinario senso civico dei cittadini. Altro merito di cui si sono indegnamente appropriati è quello della venuta a Faggiano della trasmissione Rai a sua immagine. Strumentalizzate tutto, anche quello che non è vostro. Siete veramente ridicoli. Avreste dovuto ringraziare gli animatori del presepe, l'Associazione per le Tradizioni Popolari, e ricordare il fondatore del presepe di Faggiano. Il compianto Giuseppe Tavolaro, a cui va il nostro commosso e doveroso ricordo. Pineta, in questi giorni e da più di un mese si parla dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell'area pinetata e di quella già destinata a cava di estrazione. Altra bufala da campagna elettorale. Come al solito noi di Impegno Sociale parliamo solo e soltanto con documenti alla mano. Infatti con deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 10 aprile 2019 e con il voto favorevole del nostro gruppo, qui è la minoranza, caro Sindaco, si è approvato il verbale di concordamento dell'indennità di esproprio pari a 195.000 euro e l'apposizione del vincolo di pubblica utilità sull'intera area. Nella stessa delibera si dà atto che il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro il termine di 5 anni a decorrere dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Quindi il verbale di concordamento tra le parti non ha ancora trasferito nessun bene al patrimonio comunale. Ripeto, la pineta allo stato attuale non è stata acquisita al patrimonio comunale perché ci vuole la procedura di esproprio. E poi ci tengo a precisare e ad evidenziare che il gruppo Impegno Sociale ha messo in risalto diverse imprecisioni procedurali, specie per quanto riguarda le particelle oggetto di esproprio. Questo fa la minoranza. In merito poi all'opera da realizzare nell'area ex cava vogliamo essere estremamente chiari. La proposta di realizzazione di un bacino per lo stoccaggio delle acque reflue per uso agricolo non ci convince, perché è contro le previsioni del PRG, del piano paesaggistico regionale, e perché l'area è soggetta a rischio idraulico per le case costruite tra Faggiano e San Crispieri. Informatevi, questa è la competenza del gruppo di minoranza. Questione permessi degli amministratori. Voglio concludere questo comizio con un argomento molto delicato. I permessi per assenze dal posto di lavoro che spettano a ciascun consigliere e assessore nell'esercizio delle proprie funzioni. Anche di questo si è fatto al Comune di Faggiano uso e abuso. Risultano agli atti del Comune attestazioni rilasciate dal Sindaco per assenze dal proprio posto di lavoro degli assessori comunali nelle ore che voi, cari cittadini, neanche immaginate. A quello che sto per dire, secondo me,
nessun amministratore d'Italia è mai arrivato. Ma cosa fa? L'assessore Fagiano, sì. Ma cosa fa un assessore? L'8 di agosto 2014, dalle ore 23 di sera alle ore 7 di mattina in comune. Vergogna! Ma cosa fa un assessore il 9 luglio 2014, dalle ore 15 alle ore 23 di sera in comune? Ma cosa fa un assessore il 16 giugno 2016, dalle ore 15 alle ore 23 di sera in comune? E chi più ne ha più ne metta. Il 14 agosto no? Quindi, caro sindaco, visto che i permessi li hai firmati tu, spiegaci, per caso al comune di Fagiano si svolgono turni di notte di cui non siamo a conoscenza? Questi permessi invece sono serviti semplicemente per assentarsi dal posto di lavoro a spese dei cittadini. Al danno la beffa, perché i permessi degli assessori sono costati oltre 40.000 euro al comune di Fagiano. E questa continuate a chiamarla buona amministrazione? Tutto ciò che abbiamo detto stasera è riscontrabile con documenti che abbiamo a disposizione, che mettiamo a disposizione dei cittadini della nostra sezione. Saluto questa bellissima piazza e vi ringrazio di cuore. Grazie ai candidati, alle famiglie, agli amici, ai delegati, ai simpatizzanti. Thank you.